Sai cos'è? No. Sei tu. Ah, bravo! Ora lo so. Sì, ora ho capito. Sì, hai ragione. Sì, Sesto è la città, è il paese dove sono nato a vivere. Sono nato nel quartiere di Pirri, però poi i miei genitori sono trasferiti a Sesto. Sì, da così è, perché è una zona un po'... Non il centro del paese, un po' fuori, quindi se non hai girato parecchie volte non sai, non lo riconosci. Infatti mi avete imbrogliato. Quanto sei legato alla tua terra? Molto, molto, sono tanto, tanto legato, sono contentissimo, sono orgoglioso delle mie origini. Penso che si veda anche dal mio carattere che sia abbastanza legato. Nulla, posso solo mandare un grande saluto, un abbraccio a tutti i miei amici che sono là e a tutta la gente che mi vuole bene. E torno presto a trovarli. Senti, quanto di Cagliari c'è ancora in Nicolò Barella? Tanto, tanto, perché come ho detto prima sono molto legato, a parte la squadra, comunque anche la città è una città che ti trasmette, se sei voluto bene, trasmette tanto amore, quindi io ho sempre vissuto la città con grande tranquillità, con grande voglia anche di stare con la gente. Nulla, quindi questo me lo porto dentro, il loro amore, il loro... anche quando sono andato là ci sono stati, qualcuno mi ha fischiato, qualcuno che mi ha applaudito, quindi mi fa piacere aver lasciato un qualcosa comunque, anche sia come giocatore che come persona. Ma ti capita ancora di parlare in sardo? Sì, assolutamente. Ci dici una frase? No. Una frase no, tipica? Ti spiego, perché il sardo lo uso qua a Milano quando non voglio farmi capire dalla gente, capito? quindi non si può dire, se no imparano e poi non posso più usare questa tecnica. Dai, neanche un... non la traduciamo, diccelo e basta. No, allora... Sibiri ti dico e basta. Va bene. Questa è una... il compleanno di mia sorella. Vabbè, io ero... Questa foto è uscita un po' per caso, perché l'ha pubblicata mia sorella tanto tempo fa. Io ero abituato, mio padre quando andava magari fuori per lavoro mi portava sempre magari un completino della squadra della città in cui andavo. Con i miei cugini facevamo le squadre, quindi ogni tanto mi serviva avere la maglia di un colore o la maglia di un'altra, quindi selezionavo in base al colore. E nulla, questa, vabbè, è la maglia di Ronaldo, se non sbaglio, perché ne avevo una di Ronaldo e una di Recoba. E quindi il giorno del compleanno di mia sorella avevo deciso di mettere quella, è uscita questa foto. E nulla, come ho sempre detto, io sono un tifoso del Cagliari, però ho sempre simpatizzato Inter, col fatto che la mia famiglia, molti nella mia famiglia, tra cugini, zii e anche amici, fossero interisti, quindi mi è rimasta questa cosa. Ma c'è in famiglia qualcuno che credeva più degli altri nel fatto che saresti diventato un calciatore? Beh, diciamo che... sì, sicuramente io in primis ci credevo. Anche i miei genitori ci hanno creduto. Diciamo che tra i cugini a giocare a calcio ero il più bravino, quindi tutti dicevano che avrei avuto possibilità, però magari non pensavamo così in grande, era più un giocare tra parenti, tra amici, tra cugini, e quindi ci divertivamo e finiva là, non pensavamo a quello che poteva succedere. Senti, con tutti i parenti interisti quante telefonate al giorno, alla settimana, al mese ricevi? No, dai, ormai sono abituati a questa idea, quindi magari all'inizio era un po' più strano anche, perché comunque quando giocavo al Cagliari io ho fatto tutta la trafila delle giovanili ed era quasi la norma, era quasi una, non la normalità, però era, cioè, ero a Cagliari con loro, quindi era come, cioè, mi vivevano.
Ora è che magari mi vedono più alla TV e sono fuori con la maglia dell'Inter, è un po' più strano anche vedermi. Però niente, sono contenti, ma è come erano contenti quando ero a Cagliari, quindi sono contenti per me. Wow. Questo lo conoscete tutti, Gigi Riva. Questa foto mi crea sempre una grande emozione, perché per tutti quelli che sono cresciuti a Cagliari, nel Cagliari, anche solo hanno vissuto la città, percepisci subito cosa è stato Gigi Riva per il Cagliari. Puoi fare di tutto nella tua carriera, però non farei mai quello che ha fatto Gigi per Cagliari. Quindi per me è solo il fatto che lui mi ha detto che mi conosceva, mi ha fatto i complimenti per come giocavo, per quello che mettevo in campo, è stata per me una cosa che mi ha reso orgoglioso per quello che faccio, per quello che ho fatto. Spero di renderlo orgoglioso ancora, anche se ho cambiato squadra. C'è un consiglio particolare che ti ha dato Gigi Riva, che ricordi? No, lui parla sempre, penso sia la persona più umile del mondo, più umana del mondo, quindi lui parla sempre più che del calcio, parla della persona, parla dell'umanità che devi avere anche per stare in questo mondo. E non era tanto il parlare, era anche solo la sua presenza, stare là con lui che ti rendeva nervoso ma contento allo stesso tempo. Lui però ha detto che tu sei il suo erede. Cosa ne pensi? Il più grande cannoniere della storia della nazionale, ha vinto uno scudetto col Cagliari, che è successo una volta in tutta la storia del Cagliari, quindi fare quello che ha fatto lui, come ho detto prima, è difficile, anzi è quasi impossibile. Per quello lui nella testa della città di Cagliari, delle persone della città di Cagliari, è il numero uno e non verrà mai superato da nessuno. È stata la prima esperienza fuori da casa, è da Destino, vicino a Milano. Non è stata una esperienza difficile, perché comunque è arrivato alla retrocessione. Però è stata bella, perché ho trovato un gruppo di ragazzi stupendo con cui mi sento ancora. È stata la prima esperienza, sono andato a convivere con mia moglie, quindi sono stati tanti cambi nella mia vita che mi hanno migliorato, mi hanno aiutato a crescere. Posso solo dire grazie alla città di Como, sono contento siano ritornati in Serie B. Per augurargli il meglio e sperare magari un giorno di sfidarci in Serie A. Che poi c'è un giocatore che ha fatto molto bene al Como, ha fatto la storia del Cagliari, che ha vinto uno scudetto con l'Inter, e non sei tu. No. Gianfranco Matteoli. Che è il mio... diciamo che è una delle persone più importanti che abbia incontrato nella mia breve carriera, perché mi ha fatto crescere in tutte le giovanili, e poi lui mi ha portato a Como. Quindi non posso fare altro che ringraziarlo. Anche lui era, quando sono arrivato all'Inter, era abbastanza contento ed emozionato, perché c'erano altre cose che ci accomunavano il nostro percorso. Ho l'occasione per salutarlo e ringraziarlo. Era un torneo che facevamo a Cagliari, questo è Andrea Cossu, che è come dico sempre, lui è, ma lo sa anche lui, mi fa piacere che ci sia questa foto, perché è uno di quelli, come ho detto prima, che nel mio percorso mi ha aiutato tanto, perché come è stato lui, come è stato Conti, come è stato Sau, come è stato De Sena, sono tutti giocatori che mi hanno aiutato, anche ogni tanto magari dandomi, cioè facendomi capire che stavo sbagliando, qualche insulto, qualche calcio, come giusto che sia, perché servono anche per crescere. Mi hanno aiutato, mi hanno fatto capire che cos'era il Cagliari, mi hanno fatto capire che cos'era la Serie A, che cos'era il calcio, quindi sarò sempre grato e non smetterò mai di ringraziarli. Sono contento che sia uscita questa foto.
C'è l'ultima che è bonus. Questa foto. Che questa foto, mamma mia, ha creato delle tante fantasie che infondate anche, perché l'unica cosa che era successa per il quale io avevo gli occhiali è perché siamo tornati alle 8, siamo arrivati alle 8 del mattino in Italia e poi a mezzogiorno dovevamo essere là, quindi abbiamo dormito 3 ore, siamo arrivati, c'erano i cornetti, era comunque una festa. E quindi sembra quasi che sia tornato da un after party, ma in verità non era così. E quella che vedete là è acqua, perché qualcuno ha pensato fosse birra, invece è acqua. E nulla, diciamo che ero contento perché comunque è un'immagine che fa ridere, però mi ha anche tra virgolette dispiaciuto che qualcuno abbia pensato che fossi ubriaco, invece non è davvero. Ti abbiamo dato la possibilità. Perché, esatto, perché non abbiamo bevuto quella notte. Grazie, grazie.